Buonasera, spero che la settimana di Pasqua, che abbiamo iniziato domenica scorsa e che dicevamo essere un unico grande giorno, l'ottava di Pasqua, l'abbiate vissuta, nonostante i limiti di questo periodo, con animo veramente pasquale, cioè la mente rivolta alle cose di lassù, pur vivendo le cose di qua giù. Oggi è la seconda domenica di Pasqua, nota come la domenica di Tommaso, e da un po' di anni come la domenica della Divina Misericordia, per come diremo tra poco, l'ha voluta il cuore di Gesù, e San Giovanni Paolo II l'ha resa per tutta la Chiesa, una celebrazione veramente bella. Resta con noi il Signore perché si fa sera. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. 8 giorni dopo, come oggi, 8 giorni dopo la risurrezione del Signore e la sua prima apparizione agli undici, appena giunti i due discepoli di Emmaus a raccontare il sorprendente, caloroso, rivelatore incontro con Gesù, l'abbiamo vissuto in preghiera. 8 giorni dopo è diventato per la Chiesa delle origini un appuntamento nuovo dopo il giorno precedente di festa, il sabato. In previsione del Giubileo del 2000, alla luce dei mutati scenari religiosi nel mondo contemporaneo, la splendida lettera Dies Domini sulla santificazione della domenica 31 maggio del 98 di San Giovanni Paolo II ne ha ripreso il cammino teologico e storico. Da essa oggi prendiamo le mosse su alcuni spunti iniziali per approfondirla poi nei prossimi incontri e appuntamenti domenica sera. E vi chiedo questa sera un po' di pazienza per l'articolazione della nostra riflessione che cammina sulla domenica, perno della vita cristiana della Chiesa e su Tommaso. È stata infatti una costante per i cristiani, fin dai tempi apostolici, il primo giorno dopo il sabato, il primo della settimana, a caratterizzare il ritmo della vita stessa dei discepoli, a dare a questo giorno il nome di Giorno del Signore, a distinguere i cristiani nell'ambiente che li circondava, di riunirsi a giorno fisso prima della levata del sole e di cantare tra di loro un inno a Cristo come un Dio, note il governatore della Bitinia Plinio il Giovane. Questo essere costretti a riunirsi prima del sorgere del sole era una necessità per i cristiani. L'osservare il giorno del Signore con il suo carattere fisso settimanale, nei primi tempi della Chiesa, questo ritmo settimanale era in genere conosciuto nelle regioni di diffusione del Vangelo e i giorni festivi dei calendari greco e romano non coincidevano con la domenica cristiana. Ma questa fedeltà al ritmo si imponeva nei fondamenti e i legami tra Nuovo e Antico Testamento. E i padri della Chiesa e gli apologeti, cioè i nostri generatori della fede e diffusori del nuovo verbo, lo sottolineavano nei brevi scritti e nella loro predicazione, accennando anche di mettere in luce la differenza con il sabato ebraico, ma anche il rapporto reciproco. Il senso dell'inculturazione della fede, vivissimo nella Chiesa delle origini, preparerà la graduale impostazione della domenica. Un'accorta intuizione pastorale, infatti, suggerì alla Chiesa di cristianizzare per la domenica la connotazione di giorno del sole, espressione con cui i romani denominavano questo giorno, e che ancora oggi emerge in alcune lingue contemporanee, sottraendo i fedeli alle seduzioni di culti che divinizzavano il sole, indirizzando la celebrazione di questo giorno a Cristo,
vero sole dell'umanità. Nasceva qui nei pastori la sollecitudine di ricordare ai fedeli la necessità di partecipare all'assemblea liturgica. Lasciate tutto nel giorno del Signore, dichiara per esempio il trattato del III secolo intitolato Didascalia degli Apostoli, e correte con diligenza la vostra assemblea, perché è la vostra lode verso Dio. Altrimenti, quale scusa avranno presso Dio quelli che non si riuniscono nel giorno del Signore per ascoltare la parola di vita e nutrirsi dell'alimento divino che rimane in eterno? Sulla prescrizione a partire dal IV secolo della partecipazione all'assemblea domenicale ci soffermeremo prossimamente per sottolineare l'affievolimento registrato in seguito. E quando nel corso della persecuzione sferrata di Diocleziano, una delle più astiose e sanguinari degli imperatori avversi al cristianesimo, tra le interdizioni minacciate con la più grande severità c'era anche quella delle assemblee, furono molti coraggiosi che sfidarono l'editto imperiale e accettarono la morte pur di non mancare all'Eucaristia domenicale. E il caso di quei martiri di Abitene, in Africa può consolare, che risposero ai loro accusatori: e senza alcun timore che abbiamo celebrato la cena del Signore, perché non la si può tralasciare, è la nostra legge. Noi non possiamo stare senza la cena del Signore. Sine Dominico, in questo senso, vivere non possumus. E una delle martiri confessò: sì, sono andata all'assemblea e ho celebrato la cena del Signore con i miei fratelli, perché sono cristiana. Arriveranno tempi migliori e, se come abbiamo visto prima, i cristiani vissero i primi secoli la domenica solo come giorno del culto, senza potervi annettere anche il significato specifico del riposo sabbatico, anche se su questo si registra un cambiamento frutto di una prassi silenziosa, ma nota. Solo nel IV secolo la legge civile dell'impero romano riconobbe il ritmo settimanale, facendo in modo che nel giorno del sole i giudici, le popolazioni delle città e le corporazioni dei vari mestieri cessassero di lavorare. I cristiani si rallegrarono così di veder tolti gli ostacoli che fino ad allora avevano reso talvolta eroica l'osservanza del giorno del Signore. Essi potevano ormai dedicarsi alla preghiera comune, senza impedimento. Finalmente, agli inizi del V secolo, Papa Innocenzo I poteva scrivere: «Noi celebriamo la domenica a causa della venerabile risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, non soltanto a Pasqua, ma anche a ogni ciclo settimanale». Perché questa carrellata storica? Nata, abbiamo detto all'inizio, da questo 8 giorni dopo, il primo giorno della settimana. Perché quanto tale conquista sia stata nei secoli successivi, fino ai nostri tempi, rispettata e conservata, è capitolo che riprenderemo in altra sede. Oggi, 24 ore, nei supermercati e in tante attività, dicono, confermano, che siamo in regime della cristianità, per il riposo degli operai, di chi lavora, per le persone che contribuiscono in qualche modo a questo lavoro. Ecco, giova qui ricordare come di questi mesi di non poter partecipare all'Eucaristia settimanale, domenicale, abbiamo detto pesi, ma ci chiediamo: quale frutto ne faremo dopo l'effetto pandemia? La sofferenza di non avere la partecipazione, quando la riprenderemo, ci riporterà a questo senso alto della Pasqua, a quel senso unico del giorno del Signore, al fare della domenica il perno della settimana? Ecco, questa è stata la domenica che ci è stata consegnata dalla comunità cristiana con sofferenze e che ha segnato anche il calendario universale, almeno quello
che si ispira all'esperienza della civiltà cristiana. Ma adesso torniamo a Tommaso. Ma chi è questo Tommaso? Che nel Vangelo di oggi si presenta come l'incredulo, cioè il mancante di fiducia anzitutto alla parola testimonianza degli altri apostoli e discepoli, che gli riferiscono di aver visto il Signore risorto. E non solo incredulo, ma sospettoso, cioè fermo su riserve che potranno cadere solo a partire dall'evidenza quale egli potrà sperimentare solo e direttamente di persona, senza altra mediazione, a tu per tu con il soggetto interessato, Gesù. Chi è questo Tommaso? Intanto nella lista dei 12 scelti da Gesù, il suo nome, dopo quelli di cui è riportata la chiamata diretta da Gesù alla sequela, Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni, Bartolomeo, compare accanto il Matteo il pubblicano. Come tutti gli altri riceve il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. È istruito per l'invio in missione. In contesto di malattia, morte e risurrezione di Lazzaro, è l'unico che di fronte al maestro deciso di tornare in Giudea, provocando, l'abbiamo visto, sorprese e proteste dei discepoli, che non si capacitano dell'intenzione temeraria, considerato che dalla Giudea era venuto via proprio per sottrarsi alla lapidazione, egli, Tommaso, taglia corto su queste remore ed esorta gli altri a seguire il maestro, deciso ad andare da Lazzaro. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Santa incoscienza, temperamento immediato, anima generosa, piuttosto forse un discepolo fedele fino alla morte, almeno nelle intenzioni, perché di fatto, come gli altri, nell'ora della prova sarà anche egli tra i fuggitivi e gli assenti. C'è chi vede nel Giuda non l'Iscariota di Giovanni 14:22 il nostro Tommaso porre a Gesù, che sta confidando che chi lo ama sarà arrivato dal Padre suo, che anch'egli lo amerà e a lui si manifesterà, una domanda non di curiosità. Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi non al mondo? Con una risposta illuminante: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Da tutti questi elementi messi insieme, certo è che Tommaso ascolta con attenzione Gesù e vuole capire. Altri non intervengono, più espressamente di riunione. Nella cena ultima, l'Evangelista Giovanni, nei dialoghi chiarificatori di Gesù con i suoi, Tommaso appare come uno di più attenti, tra Pietro e Filippo, pone una domanda legittima. A Gesù, che convide di andare a preparare un posto ai suoi, per poi tornare a prenderli con sé perché stiano insieme, lui e loro, affermando che nel luogo dove hanno diretto i discepoli non conoscono la via, Tommaso opportunamente chiede: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene dal Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. L'affermazione: io sono la via, la verità e la vita di Gesù è dovuta a Tommaso. La domanda successiva di Filippo a Gesù, che mostrasse loro il Padre, è la meraviglia e sorpresa di Gesù che, nonostante il tempo particolare convivenza con lui, ancora non lo conoscessero, ne avessero operato il collegamento, vedere Gesù, vedere il Padre, per l'intima unione tra loro, e la realtà quella di Tommaso,
ma con una risposta più tagliente a Filippo per la sussistente incredulità. Tommaso, nel voler capire, è un uomo logico, un ragionatore attento, e questa la fede non fa male. D'altra parte, che passi per un credulo per eccellenza nella visione di oggi non corrisponde a verità. Marco, quando parla delle donne che ricevono il messaggio dell'angelo, riferisce come esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non disse niente a nessuno, perché erano impaurite. È altrettanto chiaro che in Marco rievocare l'incredulità dei seguaci di Gesù davanti all'annuncio di Maria di Magdala. Ma esse, udito che era vivo, che era stato visto da lei, non credettero, né ai due di Emmaus che ritornarono a Gerusalemme per annunciare agli altri che sotto altro aspetto era apparso loro, ma non credettero neppure a loro. Gesù rimprovererà tutti gli undici per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Tommaso dunque non va a eccezione speciale, è pienamente inserito in questa sfida tra ragione, esperienza, resa della fede, non meno degli altri. Che Tommaso fosse assente la prima domenica sera non fa specie. E ci spingeremo oltre a chiederci perché. Più timoroso degli altri, che pur se serrati dentro si erano dati appuntamenti insieme? Non sappiamo. C'è sempre qualcuno che in momenti e occasioni di grazia, opportunamente comunitari e appuntamenti comunitari, con vocazioni anticipate, con date, ore e luoghi precisi, anche oggi nella nostra comunità, è assente, è deserta. Ponendoci domande più di una volta, per certe assenze ripetute, su che fine abbia fatto questo fratello? O perché non si fa vivo? O perché ha sempre dei motivi scatenanti la sua assenza, scusando la sua assenza? Non è una novità. Lo notava anche l'autore della lettera di Ebrei quando scriveva: non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarvi il giorno del Signore. Certo è che il suo coerente scetticismo ha procurato alla Chiesa di tutti i tempi la conferma incontestabile del Gesù crocifisso, Gesù risorto. È Gesù stesso che lo previene nel suo positivismo intellettuale e pratico. E anche lo fa parlare. Dopo aver confermato l'augurio di pace a tutti, si rivolge solo a lui, lo previene. E sembra quasi, come c'è in tante iconografie fruttissime su questo aspetto, che accompagni il dito di Tommaso nei fori delle mani, quando può entrare in un buco della lancia del soldato, del chiodo. E accompagni la mano nel costato, segno dell'ampio squarcio provocato dalla ferita inferta dalla lancia del soldato. Gesù non aveva permesso a Maria di Magdala di abbracciarlo, chiedendo di lasciarlo andare. A Tommaso permetterà, guiderà, un'esplorazione diretta, fisica. Laddove a un condannato erano entrati i chiodi, ora entrano le dita della fede. Di dove era penetrata la lancia, ora si inserisce una mano. È la prima comunione eucaristica su specie, diciamo così, particolare. Partecipare in modo completo alla umanità e divinità di Gesù, come prima e poi mai per i discepoli, anche i più prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, se quest'ultimo è il discepolo che Gesù amava. Tommaso ci ha procurato l'atto di fede più alto nel Cristo in tutto il Vangelo di Giovanni, fondato su questo punto fermo. Mio Signore e mio Dio. Ci ha anche ottenuto la beatitudine di quelli che senza aver visto hanno creduto. Noi siamo tra questi.
Voi lo amate, ricorderà Pietro, pur senza averlo visto e ora senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Così scriverà Pietro nella sua prima lettera indirizzata alle cinque province dell'Asia Minore, dove era la diaspora dei fedeli: Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l'Asia, la Bitinia. Saremo effettivamente questi beati se vivremo in conseguenza della coscienza di essere fatti creature nuove in Cristo e cumulate il risorto. Come per tutto questo tempo di Pasqua ci viene ricordato dalle lettere degli Apostoli, dagli Atti dei Vangeli. Ma una sola condizione: di essere discepoli della parola, a iniziare dalla generale lezione che ci viene data da questa liturgia della parola nella liturgia eucaristica domenicale, la fonte per vivere tutti i giorni della settimana con una forza e una marcia in più. Quella stessa che Gesù ha chiesto a Santa Faustina Kowalska quando le ha detto: la prima domenica dopo Pasqua deve essere la festa della misericordia e i sacerdoti in quel giorno devono parlare alle anime della mia grande ed esauribile misericordia. Richiesta ripetuta in seguito, sì. La prima domenica di Pasqua, dopo Pasqua, è la festa della misericordia, ma deve esserci anche l'azione ed il segno ed esiguo il culto della mia misericordia, con la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'immagine che è stata dipinta. E ancora desidero che la festa della Divina Misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le anime, specialmente per i poveri peccatori. Un desiderio, lo sappiamo bene, che Giovanni Paolo II, il santo della Divis Misericordia, ha accolto per tutta la Chiesa, confermandolo in questa seconda domenica di Pasqua. Papa Francesco, l'abbiamo seguito questa mattina, ha celebrato nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, da cui è venuta la grazia nella nostra diocesi con la presenza carissima di Suor Luigia, di Suor Salvatrice, che ringrazio e saluto da qui, per la loro presenza apostolica, di preghiera, di silenzio e di opera in quel di San Martino e nell'oasi della Divina Misericordia, con tanto amore retta da Padre Antonio Santoro. Siamo davvero spiacenti non aver potuto in questo loro primo anno tra noi ritrovarci insieme e celebrare solennemente questa festa tanto desiderata, perché di riposo e rifugio sentiamo bisogno tutti, noi poveri peccatori non meno degli altri. A pace fatta, Tommaso è ricordato subito dopo Pietro e prima di Natanaele, di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e i due discepoli, quando Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, con la pesca miracolosa che ne segue. È testimone tra i più privilegiati dell'ultimo colloquio decisivo, Gesù Pietro. E ancora, dopo i primi quattro apostoli, Tommaso è collocato tra gli assidui e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e con Maria la madre di Gesù, con i fratelli di lui, nella stanza al piano superiore. Nel canone primo romano, Tommaso è un posto significativo nell'elenco degli apostoli. Una figura, adesso possiamo dirlo, ci sembra tutto sommato, stimata e anche disponibile. Tommaso viene detto il Didimo, il gemello. Non sappiamo se avesse avuto un fratello gemello. Se così fosse, ancora una volta nei dodici c'è una gamma stupenda. Ci sono fratelli, ci sono zeloti, pubblicani, c'è anche qualche gemello che Gesù prende per la sua sibella. Allora possiamo dire: noi, gemelli di Tommaso, ci auguriamo buona settimana nelle piaghe gloriose del risorto. E concludiamo così. Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva, mediante la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi
sulla testimonianza degli Apostoli, la fede pasquale, perché aderendo a Lui, pur senza averlo visto, riceviamo il frutto della vita nuova. Resta con noi, Signore, perché la nostra vita sia vissuta come un giorno che non conosce tramonto, perché Tu sei il nostro giorno senza tramonto. Amen. E adesso qualche bella e buona nota proprio del giorno che stiamo vivendo. Oggi l'Azione Cattolica ha vissuto la sua coroncina insieme, perché il nuovo direttivo possa vivere nella misericordia del Signore. E la prima esperienza di preghiera del nuovo direttivo è con Dio Cesano Combi. E noi auguriamo veramente che sperimentare la divina misericordia e vivere la significa apertura di cuore per la Chiesa e per tutti i membri. Grazie al nuovo direttivo, grazie al nuovo assistente unitario confermato e a tutti gli altri assistenti confermati. Ma abbiamo anche avuto oggi pomeriggio la celebrazione della messa, l'allosi con le suore. Ve lo posso convidare. Questa mattina, quando il Papa ha indossato con la pianeta della Divina Misericordia, noi ne abbiamo una uguale che avremmo dovuto oggi utilizzare. Aspettiamo altri tempi. Oggi dunque, veramente, per come abbiamo potuto, a livello, diciamo, telematico, abbiamo vissuto così. Io sono convintissimo, e di qui mi va un saluto carissimo, che tutti quelli che vivono durante il giorno, da anni, la coroncina, abbiano veramente goduto di questa festa. C'è anche, l'avete notato in quest'ultima settimana, una novità, continuità. E c'è la lezione divina continua, l'abbiamo detto l'altra volta, questa volta affidata prima ai vicari episcopali, poi ai vicari forani. È iniziato l'altro ieri il vicario generale. Giovedì, perché martedì io ho occupato il campo per dare gli avvisi. Ma seguiranno già, appuntamento sempre martedì, ma con orario alle 7.30, gli altri vicari. Il prossimo sarà Don Emanuele Reuzzi. Ecco, vi invito veramente, per come è possibile, a seguire queste lezioni. Perché vedete che il cerchio si allarga come necessario. Se i vescovi della parola sono i primi responsabili, i sacerdoti che col vescovo lavorano all'unità, alla vita della Chiesa, ne sono anche con lui corresponsabili. Ed è bello sentire i nostri parroci, i nostri sacerdoti fare la lezione per la diocesi, ma è facile capire, con attenzione particolare per i parrocchiani. Seguite queste lezioni, perché sono fatte veramente col cuore e anche fatte bene. E poi una notizia che metteremo sul nostro sito, perché si tratta di una decisione veramente storica, e cioè: voi sapete che noi abbiamo a Scido le suore fondate da Monsignor Giuseppe Cognata, che è stato per un po' di anni vescovo di Bova, e ha fondato queste suore, Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Bene, vedete, permane, ahimè purtroppo, di sue religiose consacrata ben altro che non alla vita consacrata, è stato con un processo, oggi lo possiamo dire, ingiusto, da parte dell'allora Sant'Uffizio, privato della dignità episcopale. Ed ha vissuto questa pena fino a quando Giovanni XXIII, quindi oltre 20 anni di silenzio anonimo, e poi Paolo VI, non l'hanno riabilitato.
dobbiamo ad un gruppo di giuristi cattolici di Reggio, oltre che al prodotto dei Salesiani, postulatore, avrei preso in mano in modo molto riservato, silenzioso, ma serratissimo in questi anni, questo procedimento. Lo posso comentarvi che ho seguito le fasi. E quando ieri ho saputo dell'annuncio di ieri sera del Rettore Maggiore, ho goduto interiormente. Perché? Intanto perché abbiamo le suore nostre a Scido, a cui mandiamo un saluto e una gioia per loro. Poi abbiamo le figlie di Maria Auxiliatrice e poi abbiamo i Salesiani. Quindi oggi veramente la famiglia di Don Bosco può godere, perché qua sta la cosa interessante. Papa Francesco, che ha studiato opportunamente l'incartamento, e quando sarà pubblicato impareremo cosa vuol dire soffrire da uomini di Chiesa, soffrire per la Chiesa, ma non far soffrire la Chiesa. Papa Francesco ha deciso che si passasse direttamente al processo presso la causa dei Santi, senza altre informazioni previe, perché l'esercizio dell'umiltà, del silenzio eroico che ha connotato questo vescovo della nostra Calabria è risultato totalmente limpido, da dire, non c'è bisogno di altri testimoni. Ne gioiamo veramente per la nostra Calabria, che annovera adesso anche tra i suoi vescovi di un tempo un altro servo di Dio. Ne siamo contenti per la famiglia Salesiana, ma ne siamo contenti soprattutto per la verità. Sappiamo quante volte si esce perdenti, sconfitti da un processo, ma non per questo necessariamente colpevoli. Quando il Signore permette certe cose è perché ha dei segni forti. Di ricordare a tutti di essere molto attenti anche nella Chiesa, quando si fanno i processi, di seguire le norme previste dal diritto, ma soprattutto di essere della verità, i servitori più seri, senza ingiugi, diciamo così, come è capitato a Monsignor Cognato. Traduciamo anche a consolazione di quelli che forse aspettano che si faccia luce e giustizia nei loro confronti. Gesù l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita, abbiamo ascoltato. Quando la verità non teme confronti, può subire sofferenze, ma poi prima o poi verrà a galla. Giornata bella questa in cui la Chiesa riconosce a Monsignor Cognato questa sua innocenza e lo fa nel giorno in cui era stato proprio un vescovo. Che meraviglia. Allora ci salutiamo con queste notizie veramente pasquali, veramente evangeliche. Ci diamo appuntamento a Dio piacendo domenica prossima e mi raccomando, ve lo ripeto, vivete la settimana che oggi inizia alla luce di questo Vangelo e delle altre letture. Grazie della pazienza questa sera, buona serata, buona domenica, a tutti un caloroso e forte abbraccio. Ancora buona Pasqua.